avere in sé la verità, ma non esprimerla con l'azione, è come accumulare pietre preziose, cosa assai sciocca e inutile. Per la conoscenza come per la ricchezza, vale l'uso. È questa una legge talmente importante, che chi la trasgredisce, è destinato a soffrire, poiché si oppone alle leggi naturali. Benché le dottrine ermetiche siano sempre state gelosamente custodite nelle menti dei maestri, non erano destinate a restare comunque segrete, come appare evidente, nella legge dell'uso sopracitata. La conoscenza non utilizzata, e non trasmessa, è cosa del tutto vana, priva di alcuna utilità per chi la possiede, e per tutti gli altri esseri umani. Ciò che abbiamo imparato, non dobbiamo tenerlo per noi, ma occorre esprimerlo con l'azione. Studiamo pure assiomi e aforismi, quindi, ma non dimentichiamoci di applicarli. Ora citeremo e commenteremo, brevemente, alcune delle più importanti massime ermetiche. Fatene tesoro, e ricordatevi che non potrete dire di averle pienamente comprese, fin quando non le avrete usate. Cambiare temperamento o stato mentale, vuol dire cambiare la propria vibrazione. Con uno sforzo di volontà, è possibile cambiare le proprie vibrazioni mentali, ossia, polarizzare la propria attenzione, su uno stato più desiderabile. La volontà indirizza l'attenzione, che a sua volta, riesce a mutare la vibrazione. Coltivare l'arte dell'attenzione attraverso la volontà, significa riuscire a dominare umori, e stati mentali. Occorre distruggere la parte indesiderata di vibrazioni mentali, con il principio della polarità. Concentrarsi sul polo opposto a quello che si vuole annientare, liberarsi dell'indesiderabile, invertendo la polarità. Questo assioma ermetico, tra i più importanti, si fonda su vere e proprie basi scientifiche. Uno stato mentale e quello opposto rappresentano i due poli della stessa realtà, invertibili a piacere, mediante la trasmutazione mentale. Tra l'altro, questo principio è noto agli psicologi moderni, che lo usano per sradicare le abitudini nocive dei loro pazienti, invitandoli a concentrarsi sulla facoltà opposta. Se, ad esempio, si è oppressi da qualche paura, non si deve tentare di schiacciarla, ma invece, provare a coltivare il coraggio, e vedremo che essa svanirà. Vogliamo eliminare una qualità negativa? Concentriamoci sul suo polo positivo, e le vibrazioni passeranno, gradualmente, dall'estremo negativo, a quello positivo, finché ci polarizzeremo definitivamente su quest'ultimo. Cambiando polarità, è possibile dominare il proprio carattere, mutare gli stati mentali, le proprie inclinazioni, e costruirsi un carattere più forte. Ora, a tutti coloro che sono interessati a migliorare il proprio stato mentale e non solo, non mi resta che augurare un buon lavoro.